Quiet e basta rewatch del Signore degli Anelli. Buongiorno readers, io sono Jo e voi state guardando Jo Reads. Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. So che sembra difficile, ma a differenza dei video epocali che abbiamo avuto ultimamente, credo che il wrap-up sia durato intorno ai 30 minuti, oggi un video super breve, super quick, per tenervi un po' in compagnia, perché vedo che purtroppo ad agosto BookTube è piuttosto sfornita di video. Io stessa, sia da creator ma soprattutto da spettatrice di BookTube, mi sento triste perché non c'è nessuno che fa video. Ma adesso recupereremo noi con un bel book tag. Come avrete visto, oggi andiamo a fare il The Watching BookTube Tag, appunto un tag per spettatori e creatori di BookTube. Non indugiamo oltre, vai con la prima domanda. Quanti canali di BookTube segui? Io praticamente seguo solo BookTuber. Forse seguo 4-5 canali che non riguardino proprio BookTube. E credo di seguire intorno ai 50-60 canali di booktuber italiani, inglesi, americani, chi più ne ha più ne metta, e qualche non booktuber. Seconda domanda, quando guardi BookTube? Allora, finché ero a casa a studiare per l'università, lo guardavo appena avevo un momento. Cioè, dipendeva anche dal tipo di contenuto, perché quando arriva un video che attendo da tanto, i videobooks di Prismatic, ovunque io sia, immediatamente scatta play, devo vederlo tutto anche se dura 40-50 minuti. Se no lo facevo di solito dopo colazione, la mattina, quando tornavo in camera, accendevo il computer, sistemavo, facevo il letto, mi tenevo su qualche video di BookTube, poi di nuovo in pausa dopo pranzo e qualche video la sera. Insomma, lo guardavo quasi in tutto l'arco della giornata. Da quando lavoro, purtroppo questo non è più possibile perché esco alle 7 di casa la mattina e torno alle 7:30 la sera, quindi di solito sono talmente stravolta che mangio, dormo e ricomincio tutto da capo. Quindi le occasioni di guardare BookTube sono di meno, di solito sono nei weekend. Quindi che cosa faccio? Quando vedo qualche video in particolare che mi piacerebbe guardare, che esce in settimana, lo metto nei guarda più tardi, così il weekend ho la mia playlist di video da guardare mentre sto facendo qualcos'altro. Un po' perché prima avendo tantissimo, cioè molto più tempo libero di adesso, riuscivo a seguire tanti video di BookTube, non solo quelli che mi interessano proprio di più come adesso, riuscivo a seguire tutto. Terza domanda, come ti equilibri tra guardare BookTube, leggere libri e fare BookTube? Allora, come faccio a trovare il tempo per tutto? Ultimamente è molto più difficoltoso, ma non sto a ripetervi la solita pappardella. Mentre ero a casa io mi ricavavo proprio degli slot durante la settimana nei quali prendevo pausa dallo studio e facevo il video, un giorno lo montavo, l'altro giorno lo pubblicavo. Insomma, mi dividevo un po' così la mia settimana e quindi riuscivo sempre a portare magari anche due video sul canale. Adesso è molto più difficile. Devo dire che per quanto riguarda la lettura, cominciamo dalla cosa più facile, riesco a sfruttare molto di più dei momenti di lettura che sono i mezzi pubblici, ci metto 2 ore ad arrivare in ufficio, quindi sfrutto una buona oretta e mezza, un'oretta e 20, dove non mi sto spostando da un mezzo all'altro, non faccio dei tratti a piedi, quindi in treno, in metropolitana, a leggere libri. E sto trovando questo momento perfetto per me per portare avanti le mie letture. Per quanto riguarda guardare BookTube, ho risposto nella domanda prima, credo, lo faccio nei weekend. Per quanto riguarda fare BookTube, lo sapete meglio voi che faccio un po' fatica a stare dietro a tutto. In qualche modo tento sempre di farlo. Poi devo dire che ultimamente la mia vita non è cambiata solo dal punto di vista lavorativo, però ho anche, io e Giorgio abbiamo comprato casa, quindi stiamo per andare a convivere, quindi siamo dentro tutto quel tunnel da dobbiamo arredare, dobbiamo fare l'imbianchino, chiama questo, è la luce, è il gas, è il... Insomma, nei weekend ho tantissime altre cose da fare, altre responsabilità. Però io tento sempre di trovare un attimo per voi. Mi scuserete se non sarò, come vi ho già detto 100 volte, presente sempre con una programmazione definita, ma farò del mio meglio. Quarta domanda. C'è differenza tra i video che ti piace guardare e i video che ti piace fare? Non un granché, in senso, di solito quando mi piace un video, mi piace una tipologia di video, tendo a volerla riproporre, magari anch'io, in modi diversi. I video che mi piacciono di più solitamente sono i wrap-up, i book haul, qualche volta i tag, dipende un po' dal tipo di tag, e insomma sono tutti video che poi porto anch'io. Ecco, seguo meno magari le recensioni singole,
perché mi piace sentirmi parlare di più libri di solito. Una tipologia di video, se devo essere onesta, che mi piace da morire ma che non sono in grado di fare, sono i reading vlog. Cioè non è che non sono in grado di fare, però non mi ci sono ancora cimentata, ma nei progetti futuri vorrei saperli fare bene, e quindi stay tuned. Quinta domanda: qual è il primo booktuber a cui ti sei iscritto e sei ancora iscritto? Allora, il primo booktuber a cui io mi sono iscritta, il primo canale booktube al quale io mi sia iscritta è quello di Ilenia Zodiaco. Lei lo sa, ne abbiamo parlato, io ho scoperto booktube tramite lei, quindi da questo punto di vista le devo davvero molto. E sì, sono ancora iscritta. 7. Condividi un vecchio booktuber preferito. Allora, un vecchio che non è proprio un booktuber, se mi permettete, di cui non vi parlo praticamente mai, ma alla quale io sono affezionata in una maniera gigante, sono una vera fan, è il canale di Prismatic310, forse il secondo canale che io ho seguito in generale su YouTube nella mia vita. Ci sono particolarmente affezionata, lei secondo me è bravissima, io non potrei fare a meno che consigliarla a tutti, la stimo veramente veramente tanto, è il mio essere umano preferito nel mondo dell'internet. Condivido un nuovo booktuber preferito? Oddio, io un po' che non sono attivissima qui su booktube, quindi non so. Beh, però diciamo che è relativamente nuova, quindi che ha aperto il canale penso da meno di un anno, siamo sullo scoccare dell'anno, è Clarissa, di Clarissa Questione di Libri. Io ci tengo a consigliarvela perché la seguo molto, a me piace molto, e le mando anche un enorme bacio se guarderà questo video. 9. Quali sono le pecche di booktube? Le pecche di booktube, secondo me la pecca di booktube è che, qui penso di collegarmi al discorso che molti hanno fatto rispondendo a questo tag, spesso si parla più di quello che fanno e non fanno gli altri che di libri, ma noi siamo booktube. È meglio parlare di libri. Ognuno faccia quello che si sente di fare e facciamo quello che ci piace fare, quello per cui siamo venuti qui, cioè parlare di libri. 10. Cosa ho imparato guardando i video degli altri booktubers? Beh, ho imparato tantissimo. Io penso che guardare agli altri per migliorarsi sia sempre importante. Dipende un po', alcuni canali magari li seguo perché mi piace tantissimo l'aspetto grafico, altri perché mi piace tantissimo il tipo di montaggio, altri perché mi piace tantissimo come vengono espressi i concetti, come vengono spiegati i libri, anche se a volte non sono libri che io leggerei, però mi piace tantissimo come mi vengono raccontati, e quindi tendo sempre di migliorarmi nell'esposizione, di parlare più piano, di essere più precisa, di non ripetermi, di variare le mie parole, variare quello che dico, di andare nel profondo. E tutto questo ovviamente non è che uno ci nasce, tendenzialmente arriva con l'allenamento, perché quello che facciamo da quando apriamo YouTube è essere noi stessi, poi attrarre a noi comunque l'esperienza di altri che seguiamo e tentare sempre di migliorarci. Secondo me questo è molto importante ed è quello che io tento di fare guardando gli altri booktuber, mai di copiare ma tentare sempre di trarre qualcosa che mi piace e trovare il modo di esprimerlo anch'io. 11ª domanda, tag. Come sempre io sono un po' fuori dal giro, non so chi l'abbia già fatto, però io di routine taggo le mie BFFB, visto, potrei taggare chi ho citato, potrei taggare Ilenia, visto che appunto l'ho citata nel video, e direi che per ora sono le persone che mi vengono in mente. Questo video è stato estremamente breve, ma io spero comunque che vi sia piaciuto un po' a chiacchierare sul mondo di booktube. Come sempre, se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un pollice in su, e se vi va di iscrivervi al canale qui di fianco per supportare un po' questo piccolo spazio che condividiamo. Se vi va di restare ancora con me, qui sotto vi lascio altri due miei video e tutti i social per seguirmi anche extra a YouTube. A me non resta che mandarvi un enorme bacio e ci vediamo al prossimo video.